Eccoci rientrati in studio, stai guardando Dance Corner, io sono Cristian Blada e oggi è passato a trovarci un amico, c'è Marco Faraone. Ciao. Ciao Marco. Ragazzi. Oh, dalla Toscana. Direttamente dalla Toscana, giovanissimo e già conosciutissimo. Perché l'Italia te la stai viaggiando destra manca, cioè proprio... Diciamo che nell'ultimo anno soprattutto le cose stanno andando bene, dai, diciamo benino. Tutto bene. Però ti fermo subito perché la prima domanda, come tu sai, è uguale per tutte. Chi è Marco Faraone prima di sapere che sei un DJ conosciuto sia in Italia che all'estero? Chi è? Marco? Niente, come abbiamo parlato fino adesso, sono un DJ toscano, grande appassionato di musica, sin da quando ero piccolo. E mio padre negli anni 80 faceva lo speaker radiofonico in una radio di Campobasso, Molise. E mio nonno era un cantante, quindi diciamo che la musica... sono sempre stato un po' intorno alla musica, fondamentalmente. Perciò niente, la passione, il tempo, tutto quanto mi ha un po' spronato in questa cosa, e era nata un po' come un hobby, fondamentalmente. Quindi poi dopo si è evoluta e la sto portando avanti tutt'oggi. Come ti appassioni a questo lavoro, magari, e come incominci a farlo? Ma io diciamo che ho iniziato facendo delle piccole feste nella mia città, come penso un po' tutti comunque i DJ, tra virgolette, emergenti. E niente, poi con il tempo, perfezionandomi, facendo feste in giro, a destra e a sinistra, e niente, ho iniziato anche a fare le produzioni e piano piano... ho iniziato anche a fare serate in giro, tutto. È stato comunque un percorso normale, come è giusto che sia. Poi ti sei anche indirizzato, hai trovato il tuo suono, il tuo sound, che certo. Poi ti ha portato logicamente nei locali, e si può dire, i locali top italiani, dove si fa questo suono. Certo, certo. Perciò parliamo di Guendalina. Ho lavorato al Guendalina, che secondo me adesso è uno dei club top comunque d'Italia. E poi niente, altri locali come magari Magazzini Generali qua a Milano, e ho portato avanti anche altre cose in Toscana, dove tuttora anche collaboro, tipo il Kamakama e comunque altri locali, tutti conosciutissimi, comunque rinomati, ecco. E poi anche l'estero. Sì, l'estero soprattutto grazie comunque al lavoro fatto durante gli anni con le produzioni e niente. Partendo dalla Spagna, che è stato diciamo il mio la prima nazione nella quale mi sono esibito all'estero, e poi piano piano col passare del tempo ho avuto l'opportunità di esibirmi anche in altre nazioni, ecco. Perciò le produzioni hanno avuto per me sono state fondamentali, perché mi ricordo che all'inizio mi chiudevo, ma anche tutt'oggi, mi chiudevo giorno e notte in studio. A fare dischi, sin da quando comunque, dall'inizio, no? Avevo tipo 16-17 anni, che era un divertimento per me. Poi però comunque la passione si è intensificata sempre di più e ho portato avanti questa cosa, cioè, che oggi... Ragazzi, Marco è giovanissimo, c'hai 23 anni. E già da... un bel po' di anni si gira l'Italia avanti e indietro nei top club di quello che è il movimento un po' più underground dell'house e della musica da club. Noi lo ritroviamo qui a Dance Corner, voi non scappate, rimanete a Match Music. Guardando Dance Corner, questa è Match Music e come ogni giorno passano a trovarci degli ospiti, oggi è la volta di Marco Faraone. Ciao. Ciao Marco. Marco, oramai tu sei giovanissimo, ma oramai forse non basta più solo saper mixare bene per emergere. Serve anche la produzione. Diciamo che io più volte anche in più interviste ho detto la mia opinione a riguardo di questa cosa. Secondo me oggigiorno il discorso delle produzioni è importantissimo, perché comunque stampare un disco magari più importante o magari
anche una serie di dischi che ti possono dare la possibilità comunque di esibirti nei locali, no? Però il disco o i dischi devono, secondo me, essere accompagnati anche da un buon DJ set e anche comunque la personalità dell'artista è fondamentale, secondo me. Quindi sono una serie di cose che secondo me compongono e formano un DJ o un artista di qualsiasi tipo, ecco. Quindi, come ripetevo, secondo me è un po' questo, secondo me, il concetto. Sicuramente, poi, come dici te, uno ascolta un disco, ti invita a suonare e poi lì ti devi confermare. Certo, che non sei... certo, quello è fondamentale, perché quello uno magari perché fa un disco potrebbe suonare in tot numero di locali, però poi uno ci deve anche ritornare per poi espandere il circuito, certo, no? Certo. Quindi, è, come dicevo, è importantissimo. Parlando di serate e di nazioni, tu forse quella dove sei più legato all'estero è la Spagna, ne parlavamo sì, prima. Sì, sì. Hai avuto in anche particolare a Madrid. I successi e le soddisfazioni maggiori lì. Sì, sono stato, comunque ho iniziato a suonare a Madrid 3-4 anni fa e con un gruppo di ragazzi che hanno un gruppo, si chiama Life is Music, che tra l'altro saluto. E loro praticamente organizzavano piccoli eventi, io andavo a suonare nelle loro feste, che erano comunque feste molto piccole, certo, all'inizio. Poi piano piano, come fanno un po' tutti, come fa un DJ, ma come fa anche magari uno staff di organizzatori o pubbliche relazioni, piano piano si espande facendo un certo numero di feste. E poi mi sono ritrovato anche un po' per fortuna chiaramente a suonare in determinati contesti, però il discorso che si faceva prima, poi uno deve, quando poi va, deve sempre rendere il massimo di quello che può. Perciò negli anni, diciamo che ho portato avanti questo rapporto e adesso sono molto attaccato a questa città in particolare. E direi che tu dici, uno poi deve confermare, certo, e deve, voglio dire, dalle feste piccole alla copertina di DJ Mag spagnolo. Quella mi sembra che allora Marco è stata veramente, ha suonato abbastanza bene a Madrid. È stato, mi sono rincuorato quando ho visto questa cosa, perché era comunque il raggiungimento di un traguardo dopo tanto sacrificio. Cavolo. Importante comunque per me, ed è venuto fuori dopo una serata che ho fatto molto importante l'anno scorso al Day One Festival, dove comunque suonavano tantissimi artisti importanti come Loco Dice, Richie Hawtin, Luciano, e per me era comunque un onore poter condividere anche magari per solo per un giorno una console con dei personaggi. Cavolo. Con degli artisti così. Assolutamente. Ecco. Sarebbe stato un sogno. E da lì poi ti ritrovi in copertina. Sì, quella è stata una bella cosa, sì. Una bella soddisfazione. Sì. Come vedete, giovane, ma ragazzi, a 20 anni già era lì a Madrid, perciò dovete crederci, perseverare. Piano piano sì, se uno sul treno ci sa rimanere. Tanta pazienza. Pazienza e dedizione. Voi rimanete lì, dedicateci un po' di minuti qui a Match Music Dance Corner. Sistemo un attimo perché ho qui un ospite, siamo a Dance Corner, stai guardando Match Music. Io sono Christian Blood e di fianco a me c'è Marco Faraone. Ciao. Marco, parliamo un po' dei tuoi DJ set. Come scegli la musica per un tuo DJ set? Con che cosa lavori? Siamo curiosi. Allora, diciamo che all'inizio, quando ho iniziato a fare il DJ, ero un accanito del vinile, perché comunque è stato, diciamo, il mezzo che mi ha permesso di imparare, certo, a suonare, no? Certo. Oggigiorno dovreste fare tutti così, scusami se sì, però credo che sia fondamentale. Tra l'altro non suonavo nemmeno house. Ecco. Mi piaceva hip hop, drum and bass, quindi roba completamente diversa da quella, ecco, che sto facendo adesso. Ecco. Però meglio ancora. Però non bisogna, ho fatto non bisogna mai rimpiangere, perché tutto è musica, quindi alla fine tutto insegna, beh, no? Beh, io penso che se impari a mettere a tempo l'hip hop, poi ti trovi anche un bel aiuto. E niente, quindi compravo tanti dischi. Oggigiorno, anche un po' per comodità, lavoro con il computer, sempre comunque con Traktor, con i piatti.
Perché comunque mi dà magari la possibilità di poter suonare dei dischi magari promozionali, delle cose magari mie, inedite, che voglio provare durante una serata, insomma, per una serie di ragioni. E per quanto riguarda invece il discorso della mia scelta musicale durante le serate, diciamo che non c'è un metodo preciso. Io vado nel locale, vedo un po' la situazione, guardo le persone e poi in base a quello cerco di creare magari l'onda che mi sento di creare in quel momento lì. Però non è che parto già da casa con un set preparato. Ti prepari anche? No, quello ovviamente immaginavo che non andavi con la scaletta preparata. Anche se magari c'è qualcuno che si prepara. Sì, uno si può fare un'idea di quello che magari potrebbe essere il club. Chiaro che se vai in un locale grande o un locale comunque piccolo ci sono esigenze totalmente diverse. Però uno in base a quello si fa un'idea, però non è che va con la playlist preparata. Ti prepari delle tracce che ti tieni solo per te, delle editing, delle... A volte faccio degli edit io, sì, degli edit che magari li suono solo io, magari li do a qualche amico. Certo, Però... Almeno, una cosa come strettamente personale. E poi mi piace comunque suonare anche magari qualche disco vecchio, ritirare fuori qualche vecchia chicca del passato. Beh, un tuo collaboratore che è Luca, anche socio, nell'etichetta Luca Agnelli, lui per esempio ha degli intro... Sì, pazzesco. Che lui, lui secondo me ci dedica parecchio. Fa dentro che è la sua biglietto. Sì, no, neanche la sua particolarità. Sì, la sua particolarità. Sì, sì. Sì, la sua particolarità. In studio com'è? Velocemente, se mi devi dire com'è il vostro lavoro in studio, come nasce una tua produzione. Ma diciamo che niente, io ho da poco aperto il mio studio nuovo, perché prima, come chiaramente tutti i ragazzi comunque giovani, io lavoravo comunque in casa, non avevo magari anche le possibilità di potermi permettere magari uno studio, una cosa tutta mia, sarebbe stato un sogno averlo. Però adesso da poco ho aperto il mio nuovo studio e sto facendo un sacco di produzioni nuove, è chiaro che io collaboro con Luca e ho una collaborazione anche sulla Germania, il mio caro amico Arado, con il quale ho fatto determinati progetti da 2 anni che ci collaboro, quindi ho già fatto determinate cose insieme a lui. In più niente, però comunque continuo a portare il mio lavoro individuale in studio da solo anche, le mie cose. Ne parleremo meglio dell'etichetta e di quello che sono le collaborazioni all'estero. Non lo facciamo scappare, Marco Faraone, rimanete lì a Match Music. Guardando Dance Corner su Match Music, io sono Christian Vlad e oggi è passato a trovarci Marco Faraone. Ciao ragazzi. Un nome che mi riconduce a Luca Agnelli. È giusto, Marco? Sì, giustissimo. Che è un tuo collaboratore, socio, avete un'etichetta. Raccontaci un po' questo rapporto con Luca, come nasce? Il mio rapporto con Luca nasce all'incirca 5 anni fa. Forse anche 6, dove io comunque, essendo giovanissimo tuttora, ma prima ero ancora più giovane. Eri minorenne. Cioè quando... Ero ancora più giovane di adesso, andavo comunque nei locali e il caso volle che una sera mi ritrovavo nella città appunto di mio padre, a Campobasso, dove Luca suonava in un club. E un amico, Lucky Ortoni, che saluto, mi propose: Marco, perché non andiamo a sentire Luca Agnelli? E dissi: ma andiamo. E andammo in questo locale. E io rimasi molto affascinato dal suo modo di suonare, cioè mi dava comunque una carica, una grinta particolare, no? Quindi rimasi affascinato e incominciai a seguirlo in determinati contesti, situazioni, serate, anzi provavo anche a proporlo nei locali dove io suonavo, perché sarebbe stato comunque un onore per me poterlo invitare e fare, no? Però niente, poi con il passare degli anni ho cominciato a fare le produzioni, però non avevo già il rapporto con Luca. Cominciai a fare le produzioni, stampai un disco sull'etichetta di Alex Neri, sulla Tenax, e lo mandai a Luca.
E da lì lui, insomma, suonò questo mio disco e rimase molto contento. E da lì abbiamo... è stato il mio primo approccio, no? Certo. E la mia prima chiacchiera, il mio primo... insomma... Beh, ti ha aperto un attimino le porte. Sì, sì. E quindi abbiamo iniziato a parlare. Piano piano, dopo all'incirca un anno, abbiamo deciso di fare un disco insieme. E niente, abbiamo fatto questo disco, è andato benino, molto bene. E poi dopo, adesso è da un anno che l'etichetta è aperta, però insomma dopo qualche anno Luca ha deciso di aprire la label, appunto Etruria Beat, che adesso con il passare comunque del tempo stiamo portando avanti insieme. E niente, sono veramente contento perché nascendo comunque da come un cavolo, come DJ che comunque andavo a sentirlo, lo seguivo, mi piaceva molto come lavorava, come faceva, per me è comunque un onore oggi poter lavorare insieme a lui e portare avanti un progetto insieme a lui. Beh, direi. Quindi direi. Non posso che essere contento e gratificato del lavoro che comunque ho fatto in questi pochi anni. A proposito di progetti, puoi parlarci magari dei tuoi progetti attuali, magari dei progetti futuri. Ma insomma, progetti attuali e comunque portare avanti l'etichetta con Luca, come stiamo già facendo, e poi ho altre uscite con altre etichette straniere con le quali collaboro, tipo la Moon Arbor di Mattia Stanzman, e ho fatto un EP sulla Cecil, l'etichetta di Nick Carly, e poi tante altre cose dove sono già uscito, però usciranno anche delle nuove uscite. E niente, poi un altro disco insieme a Luca adesso che devo uscire a febbraio. Quindi, incominciato da uno, mi sembrano tanti progetti. Sì, sono un sacco di progetti e uscite, sono molto contento. Marco, sei giovane, mi sembra che alla fine, mi viene da dire che comunque se segui la strada di Luca voglio dire. Sì, io penso che oltre che come DJ, penso che lui sia un esempio anche da prendere come persona, perché è un supporter del puro divertimento in discoteca. Bravo, quindi io penso che sia assolutamente da prendere da esempio. Sì. Quando è passato di qua abbiamo chiacchierato anche di quello, sul fatto di divertirsi senza sballarsi, perciò è proprio uno veramente. Sì. Uno si deve divertire sempre con la testa sul collo e dimostrare sempre che comunque si va in discoteca per divertirsi con la musica e tutto qua, nel senso. E anche io sono un supporter di questa cosa. Infatti stavo dicendo, ecco perché mi sembra giusto che collabori con Luca. Abbiamo finito questa intervista, direi, con un bel messaggio. Certo. Beh, non è una forzatura, perché penso proprio, capito? Cioè, non è assolutamente tutta una cosa che... Qua io mi trovavo già d'accordo con Luca, sono d'accordo anche con te, perché... Assolutamente, andiamo in discoteca, ci divertiamo. Poi per noi che stiamo dietro, abbiamo la fortuna di farvi ballare. Dobbiamo dare anche l'esempio. Bravo. Bravo. Ragazzi, noi continuiamo a Match Music. Salutiamo Marco Faraone, è stato un piacere averti qui Ciao, a Dance Corner. Alla prossima. E ci rivedremo al prossimo passaggio di qui nei nostri studi. Ciao a tutti, da Cristian Marco.